il mio personale benvenuto a tutti quanti voi per questa sera. Un benvenuto particolare dall'assessore alla cultura e alle politiche sociali del comune di Frattamaggiore, Rosa Bencivenga. Ci incontriamo di nuovo nel corso della rassegna Musica per i Giovani, patrocinati dal Consiglio regionale della Campania e dal comune di Frattamaggiore. L'Associazione Armonia ha organizzato questa rassegna con le finalità, ovvero di far emergere e incontrare i giovani talenti musicali del nostro territorio, cercare di aggregare intorno all'arte della musica quanto più proseliti è possibile, contrastare il degrado quotidiano del nostro comprensorio e, perché no, farci dedicare a ognuno di noi, staccare la spina per noi ed ascoltare la buona musica. Le lingue, il francese, l'inglese, il cinese, sono in effetti delle lingue che servono per comunicare all'interno dei popoli, però fra le varie etnie è difficile comunicare, ma l'arte della musica è un linguaggio universale che affratella tutti, di qualsiasi parte del mondo. Questa sera avremo con noi due giovani artisti, anzi direi giovanissimi, perché sono entrambi del 1992, e sono Francesco Di Cristofaro, che suona un flauto traverso, e Vincenzo Marino, che è una chitarra classica. Entrambi hanno iniziato il corso di musica presso la scuola media Vincenzo Rocco di Sant'Arpino, continuando poi nell'Accademia Anfione, partecipando a varie rappresentazioni musicali. Ascolteremo brani di Vivaldi, Giuliani, Carulli, Sor, Galvao e Piazzolla. Ragazzi, è il vostro momento. Thank you.
Thank you.
Thank you.
iniziamo la seconda parte, volevo ricordare alcune cosette, anche per dare la possibilità di sistemarsi un po'. Allora, innanzitutto invito domani, se volete, a partecipare al nostro concerto che teniamo presso la chiesa di San Rocco alle 19 a Fratta Maggiore, qui l'associazione Arborica, con il suo coro tiene questo concerto. E poi ricordarvi che fra 15 giorni avremo un altro concerto costituito da un duo di flauto con Antimo Verde e Maria Verde. Vedo con piacere che stasera ci stanno dei bambini, vi esorto per i prossimi concerti di portarne ancora di più per avvicinare i ragazzi alla musica. Grazie. Thank you.
vostre esibizioni, e vi chiedo dei bis. Ci puoi raccontare dei bis? L'ultimo. L'ultimo. Quest'anno. Facciamo il più orecchiato. No, che è al Sor Piazzolle. Allora, prima un pezzettino. Sempre di un autore contemporaneo che ha amato Hoke Weber, un termometro, e poi Piazzolle. Ripeteremo. Bene.